Anche adesso la loro finale, il componente del visto si può sentire nel 2017 che si intende compiere. La concorrente del 123 Nede Zeppe. Passato del 1936, superato del 1937. Super compatto in queste battute iniziali della gara, tra breve per loro e dal contagiere inizierà il numero 35. Intanto è stato ammonito il concorrente 39 Zanita. Il passaggio di 35 a termine. Stiamo avvicinando a grande velocità, da dire, perché i concorrenti la stanno necessitando davvero con grande intensità questa prova. Stiamo avvicinando al traguardo del meno 34, abbiamo ancora un paio di traguardi a vuoto, a meno 32 suonerà la campana, a meno 31 inizierà la prima eliminazione. Così via per un giro, quindi avremo tutti 31 concorrenti, che unicamente i tre che rimarranno in gara per la quarta finale portano le 34 concorrenti che sono tutti che hanno presentato a questa gara. Siamo a meno 34. Guarda quanto il passaggio del meno 34. Atleti che stanno per affrontare il passaggio della campana, con il numero 32, campana che va a continuare, adesso, e sul prossimo passaggio, una prima eliminazione, sul traguardo targato numero 31 al termine. Attenzione atleti, ci stiamo avvicinando ai 31 giri dalla conclusione e avremo quel passaggio la prima eliminazione singola. Eliminazione del numero 31. Viene eliminato il concorrente numero 123, eliminato dal concorrente 123, Marco Borsetti. Per un premio di giri sul suo prossimo passaggio, un'altra eliminazione sospetta. Viene eliminato il concorrente numero 66 Federico Mancarelli, eliminato il concorrente 66 Federico Mancarelli. Fuori Andre, fuori!
5 para Ignacio, si viene a fermare. Siamo segnando al passaggio del meno 28 dalla confessione di un probabilmente super compatto. Dopo aver superato ormai quasi il più alto, Lucio, più alto! Eliminato la concorrente 323 Filippo Dall'Oro, eliminato il concorrente 323 Filippo Dall'Oro. Questo è stato successo sul traguardo del minimo 28 termine 27 giri alla conclusione. Un'altra eliminazione si perfetta. Eliminato il concorrente 287 Filippo Santaco, eliminato il concorrente 287 Filippo Santaco. Siamo in prossimità delle manifestazioni al termine. Meno 26 giri alla conclusione. Eliminazione in corso. Viene eliminato il concorrente numero 91 K Riccardo. Eliminato il concorrente numero 91 K Riccardo. Giri alla termine di questa gara che, come possiamo vedere, risulta essere estremamente equilibrata, perché il gruppo non ha il target, non ha fuori, non ha schiacciato in questo interno, ma non è più basta. Più su Luca, più su Luca, più su. Viene eliminato il concorrente 148 Salvatore Parrotta. Eliminato il concorrente 148 Salvatore Parrotta, che si deve fermare. Riccardo, siamo raggiunti in possibilità di risultato per dire la conclusione. Attenzione, dentro. Ho eliminato il concorrente 221 Andrea Pozzoni. Ho eliminato il concorrente 221 Andrea Pozzoni. Se si deve fermare perché è eliminato. A parte il lockdown, senza lockdown o anche una volta al mese, anche di due. Siamo in prossimità del meno 23. 23 a termine di questo corso. Viene eliminato il concorrente numero 68 per Dica Massimo, che si deve fermare. Ora è l'unica rossa. Ma perché tanto è come la guida in autostrada, no? Quando fa il serpentone, poi parti, ti riprendi, parti, ti uguale. Come riparti, poi dopo ci riesco a andiamo. Dietro, 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 thank you.
Abbiamo ancora 3 minuti.
denominato componente 266, Moroni Filippo. Eliminato il concorrente 266, Moroni Filippo, che si deve fermare perché è eliminato. Il concorrente 266, Moroni, si deve fermare. Eliminato il concorrente numero 59, Gioro Gianluca. Eliminato il concorrente 59, Gioro Gianluca. Siamo ai 11. Concorrente 267, Martinelli Leonardo. Eliminate il concorrente 267, Martinelli Leonardo. Due cinque alla conclusione, 13 concorrenti sul percorso, solamente 3 per la parte finale. Siamo a 10 dalla termine, attenzione, organizzazione in corso su questo passaggio. Viene eliminato la concorrente 69, Elia Marchese, per scorrettezze sul traguardo. Eliminato il concorrente 69 per scorrettezze, il concorrente 69 si deve fermare, il concorrente 69 si deve fermare. Viene eliminato il concorrente 27, Gennaio Mattia, si deve fermare. Saremo per vedere tra pochi istanti a 8 piedi dalla conclusione. 11 aprile ancora sul percorso, 8 dovranno essere eliminati nei prossimi passaggi, nei prossimi 8 traguardi. Eliminato il concorrente 212, Roberto Simone. Ci stiamo avvicinando alle grandi facciate al traguardo dei innocenti, sotto termine, e anche qui avremo un'altra eliminazione, attenzione a tre eliminazioni degli innocenti. Viene eliminato il concorrente numero 39, San Luca. Sei giri alla conclusione di questa faticosissima prova di 15.000 condotta del potere con grande intensità da parte di tutti gli effetti e con grande equilibrio dimostrato sul campo di gioco. Eliminazione. Viene eliminato il componente 52, Valletta Gabriele. Cinque giri al termine. 8 concorrenti. Ancora due eliminazioni, poi scopriremo di questi 5 concorrenti. E superare la finale. Siamo a 1-2 dal termine, in corso. Viene eliminato il concorrente numero 14, Corretti Mattia, eliminato e si deve fermare. Ultima eliminazione,
suono della campana, ultimo giro. Con tre atleti che hanno saputo resistere in questo momento di gara, che si involeranno sul traguardo finale per completare le migliori posizioni del mondo. Siamo all'ingresso in curva, il gruppo è raggruppatissimo come d'altro canto. È stata una situazione che sta arrivando alla messa sulla destra, campana, ultima eliminazione, attenzione a questi. Viene eliminato il componente 117, Renovione Federico, quindi la grata verrà disputata da Cremazio e Andrea. 5, Andrea, la rosa del fondo, la rosa del fondo, e il piede del patinatore sulla giunta, 5 Andrea, poi il portiere del Lusco, Andrea che non si può impostare, del Lusco, siamo in questo, senza, la domanda sul programma.